Allora, io ho un osservatorio che cattura la comunicazione imperfetta alla grande. Io sono una psicoterapeuta, occupo ecco, di terapie della coppia. Il mondo che io intercetto è un mondo di comunicazioni imperfette e di malintesi drammatici, sanguinosi, sanguinanti. C'è una parte del vostro libro che è interessante sull'interpretazione, no? È la sua interpretazione. Ecco, ogni volta che uno della coppia parla, l'altro alza un muro dietro il quale c'è: so già cosa stai dicendo, so il significato di quello che stai dicendo e so a che fine lo stai dicendo. E questo è terribile. Allora, la terapia dovrebbe servire a quello, a fargli vedere di là dal muro. E quando non ci riescono è perché la ferita è troppo grande, cioè sono talmente delusi dell'altro, dalla loro idea, che si sono fatti loro, se la conservano e la usano per interpretare. E questo con le coppie è micidiale. Sono due mondi in cui non c'è ascolto. Dietro a tutto questo c'è anche un altro fatto, cioè tu dici giustamente che non si capiscono. Ora tu pensa, una coppia che non si capisce è terribile perché ciascuno è sicuro di sapere che cosa c'è nella testa dell'altro. Ma tu pensa a quanto non ci si capisce sui social, dove ciascuno, quello che scrive, dà per scontato una serie di cose di cui l'altro non ha nessunissima idea. Assolutamente. E quindi gli arriva questo messaggio che sembra compatto, scritto, tutto strutturato, e però nasce da un contesto completamente alieno. Uno dice, quello lì è uno stronzo, e do per scontato tutto il motivo per cui gli do dello stronzo. E io dico, come si permette questo qui di giudicare una persona che manco conosce? Non so se è chiaro l'esempio. Cioè, la decontestualizzazione e ricontestualizzazione, che la facciamo anche all'interno della coppia, per certi versi. Per quanto riguarda messaggi che arrivano, come dire, in una bottiglia, come buona parte dei messaggi social, significa letteralmente che io ho un contesto diverso dentro il quale inserisco il messaggio. Questo è un punto assolutamente essenziale. Per di più, sui pregiudizi, su quello che si dà per scontato, la comunicazione è quasi impossibile. Mi viene una domanda, come si faceva notare prima, no? C'è un elemento che ad esempio nella coppia è la ferita che deriva dall'immagine che tu hai del partner, o piuttosto che nel social c'è un dare per scontato un elemento di interpretazione. Non è che forse proprio nella dicotomia tra io che sono messaggero e tu che sei destinatario c'è un elemento che, almeno dal mio punto di vista, è qualcosa di per sé inevitabile, cioè il fatto che ci sia per forza di cose un'interpretazione che dipende dal filtro che io ho. Parzialmente inevitabile. Però c'è un problema in tutto questo discorso, che se davvero fosse così incomunicabile, inevitabile, probabilmente quelle due persone che sono rivolte al Signore non sarebbero neanche andate, perché ok, non ci capiamo. Questo non ci provoca problemi, no, invece ci provoca problemi, ci provoca dolore tutto questo. In questi casi qua, quello che chiedono a me in realtà non è di aggiustare la comunicazione, è di sentirsi dare ragione, cioè sono fermi su quello. Quindi è questa qui la cosa che in terapia devi riuscire a smontare, cioè il fatto che non c'è una ragione. Perché quello che dice lui, secondo me, è vero, perché quello che sta di mezzo e comunque il mio Montaigne, l'avete, cioè lo citiamo tutti perché dai, è troppo facile. La parola è per metà di chi la pronuncia e per metà di chi l'ascolta. Allora, il diritto di dare senso a quello che l'altro dice è inalienabile, cioè non possiamo dire non devi perché non si può fare. Ma perché citiamo anche Václavic, dai, proprio andiamo proprio alla trippa. Se proprio ci tieni. Però è importante, secondo me, non è banale, che l'aspetto di relazione, cioè il messaggio relazionale, lo interpreto io. Cosa mi stai dicendo di me? Che cosa mi stai chiedendo di fare? E quello non si può aggiustare, quindi comunicazione imperfetta assolutamente inevitabile. Attenzione, però, negli anni 60, come forse qualcuno dei più anziani si ricorda, andava molto di moda il concetto di incomunicabilità. Ti ricordi? Antonioni era uno specialista. Dei film che, permettetemi di dirlo, segnavo storia del cinema, due palle, che non si ricordava più. Però, in fondo, Antonioni si dava sempre ragione con i suoi film. Nel senso che costruiva delle situazioni
nelle quali, per arrivare poi nel suo film più bello secondo me, a dire mi fanno male i capelli. Benissimo. Deserto rosso. Deserto rosso. L'incomunicabilità è un mito facile, perché non è vero che siamo incomunicabili, se no non ce ne frega niente neanche di provarci. Diciamo che la comunicazione appunto è imperfetta, il che significa che sia il mito dell'incomunicabilità, sia il mito della comunicazione lineare, trasparente, con le grammatiche giuste, eccetera, sono due miti entrambi facili. Il punto è che molto di quello che si teorizza sulla comunicazione è facile. Perché è lineare e semplice? Il problema dell'interpretazione è un problema impressionante. Noi citiamo un bellissimo testo di Octavio Paz, su William Carlos Williams, che dice: per l'umanità qualunque cosa tocchi ha un senso. Uno dei grandi problemi dell'interpretazione è che in molti casi, facciamo un esempio tipico, la situazione più incasinata possibile, tu dici la coppia, in questo caso parli di una coppia in qualche modo che sta marcendo, ma anche tra due innamorati che si sono appena innamorati, il sovraccarico interpretativo è spaventoso. C'è un bisogno di sovrainterpretare tutto quanto, perché in una situazione amorosa tutto deve avere un senso. E si creano dei malintesi difficilissimi. Sì, io penso che il problema della comunicazione non è appunto solo di contenuto, è un apprendimento di ciò che si dice, una comprensione di ciò che si dice, ma anche la posizione che io ho nei confronti del mio interlocutore. Però questo secondo me questo va a spiegare il perché uno interpreta, ma non come lo interpreta. Cioè, secondo me, al di là della parte contenutistica, quindi del verbale, per rendere la comunicazione così imperfetta, secondo me è fondamentale la questione del non verbale. C'è tantissima differenza da un qualunque messaggio, per quanto basico possa essere, il modo in cui lo dico, contribuisce tantissimo, secondo me, alla percezione dell'altro e a creare incomprensioni. Allora, il messaggio che si vogliono mandare gli innamorati non è sempre ti amo, non ti amo, se no sai che palle. Il messaggio che si vogliono mandare agli innamorati in molti casi è molto più complesso. Intanto c'è di mezzo il sesso, e lì c'è un casino pazzesco, perché pensa per esempio i malintesi che ci sono nei giochi erotici, che io voglio giocare un pochino su un elemento di quasi aggressività, e l'altro lo prende come aggressività violenta, invece per me è una roba che dovesse essere eccitante. Casino, pazzesco. Vabbè, giochi erotici lasciamoli da parte, perché sono fatti apposta per i malintesi. Cioè, ecco. Ma metti anche semplicemente senza giochi erotici, il gioco del messaggio amoroso può essere a livelli estremamente bassi. Il gioco del messaggio amoroso: ti amo e sei la luce dei miei occhi. Benissimo. Benissimo, va bene. Ci sono dei momenti che bisogna sentirti dire proprio quella roba lì. Come diceva la mia amica Anna, questo ne parlo nel libro sui miti, mi accorgo di essere innamorata quando credo alle parole delle canzonette. Perfetto. Ecco, allora in quel momento io ho bisogno di dire: ho sudato d'amburato, ho vinto in vita mia. Va benissimo. Però ci sono dei momenti in cui hai bisogno di qualcosa di un pochino più complesso, compreso forse ti amo più di prima, cosa che significa allora non mi amavi prima. Oppure viceversa, voi la sapete la storia dei maglioni della mamma ebrea? No, no, no. Tu sì. La storia dei maglioni della mamma ebrea è questa, ed è un tipico caso relativo a messaggi non verbali. Mamma ebrea regala a suo figlio un maglione rosso e uno blu. La cena successiva il figlio arriva col maglione blu e la mamma dice: lo sapevo che quello rosso ti faceva schifo. Ed è un tipico malinteso su un messaggio non verbale. La cosa più tremenda è che è plausibile. Ma assolutamente. Poi tra due innamorati, figurati. Però in che cosa consiste tutto questo? Di nuovo nella sovrainterpretazione. Cioè, tutto deve avere un senso. Se il figlio si fosse potuto mettere tutti e due i maglioni, non c'era un problema. Nel momento in cui lui ne sceglie uno, la mamma deve interpretare la mancanza dell'altro, perché le mamme ebree tipicamente sono sulla mancanza.
la mamma meridionale dice se non fai così ti uccido, la mamma ebrea dice se non fai così mi uccido, quindi è una barzelletta antichissima, è ebraica, giuro, non è antisemita, giuro che è ebraica. Allora, quello che voglio dire è questo gioco della sovrainterpretazione, e meno male che c'è, cioè uno dei grandi piaceri di una relazione amorosa è non capirsi e poi capirsi e poi non capirsi e poi capirsi, perché sennò che relazione amorosa è due palle, cioè finisce come appunto come Antonioni, mi fanno male i capelli. La grande capacità nello sviluppare relazioni è metacomunicare, cioè dire facciamo un reset. Allora, che cos'è che ti fa dire che stai bene con me? E poi, posso non farlo? Posso dire, no, non, questa cosa qui non ci siamo... Diciamo una cosa fondamentale, che secondo me in realtà non è solo per la terapia, ma cominciamo dalla terapia. In terapia di coppia si è in tre. Quindi il gioco del reset, in parte lo puoi fare tu, che fai l'arbitro. Certo. Ecco, perché in due non ci arrivano, o perlomeno fanno più fatica. Però ti voglio dire un'altra cosa, il problema è che in realtà nelle coppie si entra molto più spesso. Primo, oltre a credere per la canzonetta, bisogna raccontarlo a qualcuno. Poi, non so chi di voi ha letto L'amore di Stendhal. Ecco, L'amore di Stendhal è un testo chiave, perché non è un romanzo di Stendhal, come molti pensano, ma è un testo teorico di altissimo livello. Ecco, quando Stendhal dice sostanzialmente qual è il passaggio fondamentale di una relazione amorosa? Quando quello che tu senti somiglia ai romanzi. Come le canzonette. Come le canzonette. Primo, questa è una roba moderna ed europea. Cioè funziona con una certa letteratura di romanzi, film e così via. In secondo luogo, c'è il terzo presente è il romanzo, che può avere degli effetti positivi o degli effetti catastrofici, perché dipende dai romanzi, anche perché magari uno sceglie come romanzo Il giovane Werther e sono cazzi. Ecco, e l'altro sceglie come romanzo invece Love Story. Ecco, tu immagina che casino che si crea in questa situazione. Cioè, adesso questo non c'entra col libro, non ne abbiamo parlato, però secondo me è molto interessante perché c'entra con l'idea di sovrainterpretazione. Perché io a quel punto ti appiccico addosso un modello al quale fondamentalmente credo spesso anche più che ai miei sentimenti. Certo. In molti casi io credo più al romanzo amoroso che ai miei sentimenti in quanto tali, o meglio, ai miei sentimenti ci credo perché c'è una corrispondenza, lì Stendhal è chiarissimo, la cristallizzazione amorosa, eccetera. Allora, tutte queste cose sono estremamente complesse e io credo che vadano esattamente nella direzione della comunicazione imperfetta, perché ti dicono, stiamo parlando di un contesto che dà senso a tutto quanto. Cioè, il punto è che il senso della relazione amorosa è dato anche dai riferimenti che questi qui hanno, che possono essere gli stessi oppure no.